Se il 95% crede che il rispetto sia importante, fammelo vedere. Allora dove siamo? Siamo sul pianeta Marte qua. Una delle emozioni più gravi che un ragazzo prova è il senso coercitivo, cioè l'obbligo. L'obbligo è il contrario della libertà. Dove c'è l'obbligo, non c'è libertà. E quindi questi uomini, tanto belli e carini che incontriamo, la devono smettere di pensare che la donna sia il loro straccetto. Perché loro non sono niente, perché maschio e femmina siamo stati creati, perché siamo alla pari. Le donne venitele fuori e quando dite basta, è basta. Se io stasera non ho voglia di fare sesso, non ho voglia. Hai capito? Non ho voglia. No, ma io voglio, non me ne frega niente. Questo è il rispetto. Poi, 95%, Caspita, come siamo angeli. L'ultima. Questa è stupenda. Guardate. I detti più comuni. Per esempio, la moglie deve stare sottomessa. Questo è un detto, no? Anche la Bibbia è piena di questa roba. San Paolo diceva tutti, la donna deve stare sottomessa all'uomo, I soldi fanno bene, no, i soldi non fanno la felicità, questo è un altro detto. Tu sei solo mia. C'è anche una canzone, tu sei solo mia. Poi il nostro amore durerà in eterno e se mi lasci te la faccio pagare. Sapete qual è la percentuale più alta? Il tradimento non si perdona. Ti piacerebbe fare un gruppo di lavoro permanente a scuola come quello che abbiamo fatto in queste mattine? Siamo andati dalle scuole, ve l'ho detto, che abbiamo incontrato quasi 1500 e passa ragazzi. Abbiamo chiesto se questo che abbiamo fatto a loro è piaciuto così bene, cioè li ha educati, li ha fatti pensare. Io vi metterei qui ragazzi che vengono, si avvicinano dopo che noi abbiamo parlato e sono splendidi. Una volta un ragazzo di 23 anni mi ha fatto commuovere, si è presentato con 5 euro arrotolato, ce l'aveva probabilmente nel taschino, e mi dice: signora, ha detto di quelle cose che mi si sono aperte degli scenari. Io quando mia mamma ha lasciato mio papà le davo la colpa a lei, adesso ho capito tante cose, andrò a casa e le chiederò perdono alla mamma perché l'ho trattata male dicendole che avevo allontanato mio padre, non avevo capito che mi stava difendendo. Posso fare una donazione? Io imbarazzata come non mai, perché poi voi dovete vedere la faccina, cioè veramente così. E dico, ma certo, e mi vedo questi 5 euro che mi ha regalato e io l'ho messi nella bacheca, non ce l'ho, non l'ho messi nel salvadanaio, l'ho messi nella bacheca con un cuoricino e ce l'ho attaccato lì perché questo ragazzo non me lo scordo più, insomma. Però è bella il ricordo perché lui poi ha detto vado a casa e andrò da mia mamma perché ho capito tante cose, perché certe volte le cose non si capiscono se non ti vengono dette. Adesso stasera me ne ho dette 100 miliardi, spero che vi siano servite. Comunque ragazzi che vogliono fare un percorso durante tutto l'anno e che è quello che noi chiederemo di fare nelle scuole se possibile, hanno detto comunque che il 42% ha detto sì, sarebbero felici di fare questo percorso. Vuoi chiudere tu? Volete farmi delle domande?